Siamo in casa Lombardino di Köhler per un vero e proprio abbraccio tra il passato e il futuro nell'innovazione tecnologica, perché siamo prossimi a una celebrazione. Ne parlo con Nino De Giglio, Manager Marketing e Communication. Che cosa succede? Grazie mille. 80 anni di Lombardini, 80 anni all'insegna dell'innovazione. Un'innovazione di prodotto, perché qui a lei, ma è un'attività già iniziata durante tutto il 2012, stiamo promuovendo una nuova famiglia di motori, i motori KDI, che ci permetteranno il raggiungimento delle normative Stage 3B Tier 4 Final in vigore a partire da gennaio 2013. Tutto questo grazie ad un prodotto tecnologicamente avanzato che consente l'adeguamento a queste normative senza l'utilizzo del filtro antiparticolato, con tutti i vantaggi connessi per costruttori e per utilizzatori finali. Innovazione d'immagine, perché i nuovi motori che nascono in casa Lombardini sono a brand Kohler Diesel. Vi ricordo, Kohler dal 2007 è una Kohler che è una grandissima proprietà americana, è dal 2007 proprietaria della nostra azienda. Un'innovazione che si contraddistingue anche nella sua comunicazione. Gli 80 anni nascono come un evento social su Facebook e su YouTube, ovvero la possibilità di rilasciare video interviste, messaggi, foto, scambiare commenti su quella che è la relazione che la gente ha avuto, ha e avrà con noi nel corso della storia. Questo è un po' come il concetto di innovazione espresso sul fatto che si può innovare ma allo stesso tempo rimanere legati alle proprie radici. E l'evento degli 80 anni è un altro esempio di come l'innovazione può avvenire ma allo stesso tempo rimanere legata alle storiche radici e alle proprie origini, nel nostro caso Reggio Emilia. Poi a questa IMA c'è anche un riconoscimento importante dal punto di vista tecnologico, c'è un premio. Sì, e questa è una cosa che veramente ci inorgoglisce tantissimo, perché Federuna Coma e la commissione tecnica ha premiato il motore KDI come Innovation Award. Questo succede per la prima volta ad un motore, e questo è per noi veramente una notizia importantissima. Questa è un po' l'emma della speranza, tra virgolette, sì, no, però sì. Mi pare che abbiamo iniziato, insomma c'è affluenza, ci sono sempre molte persone interessate. Sì, diciamo che quello che sta salvando, tra virgolette, in questo periodo comunque difficile per tutte le aziende, la nostra attività è l'investimento. Nel 2009, l'anno forse più profondo della crisi, la famiglia Kohler ha messo sul tavolo questo investimento, che non era solo la progettazione dei motori ma la realizzazione delle linee produttive, perché vi ricordo che Kohler è un gruppo grandissimo, avrebbe potuto scegliere la Cina, l'India, noi stessi abbiamo uno stabilimento in India, abbiamo uno stabilimento in Slovacchia, ma è stata scelta l'Italia, quindi questi motori saranno made in Italy e produrrà, ovviamente con il raggiungimento dei volumi, eccetera, anche occupazione. Quindi questo è un qualcosa che è per noi un fiore all'occhiello.